finanziari di oneri umanitari, che in misura oggettivamente sproporzionata sono a carico di Spagna, Malta, Italia, Grecia e Croazia. E questo è un esempio negativo, nel senso che è uno degli esempi emblematici, però come dire, che avrebbero potuto essere superati, come il negoziato europeo. Thank you.
no, basta sentire. Al Salone del Libro di Torino, questa volta con un libro che si intitola Ucraina-Palestina, il terrorismo di Stato nelle relazioni internazionali. È un libro diviso in 5 capitoli. In ognuno di questi capitoli ho affrontato una delle questioni al centro del dibattito internazionale. Il filo conduttore del libro sono i complessi di superiorità dell'Occidente. Nell'antropologia culturale esiste un approccio, cioè sono tanti, uno di questi approcci si propone di individuare il tema centrale di una cultura, si chiama il tema culturale, ciò che contraddistingue dal punto di vista culturale un popolo, addirittura una civiltà. Il filo conduttore del libro è che questo tema culturale che plasma l'identità occidentale è l'idea della superiorità, superiorità morale dell'Occidente rispetto a tutte le altre civiltà, superiorità militare, superiorità economica, superiorità culturale, superiorità artistica. E abbiamo visto quando è scoppiata la guerra in Ucraina come sia stata preponderante questa narrazione che ci ha fatto riscoprire le radici antiche di questi complessi di superiorità. La letteratura disponibile, se voi stampaste decine di migliaia di articoli pubblicati